Stiamo parlando con Giovanni Rotondo da Genova Italia, amministratore FIAC e presidente diocesano Genova. Qual è la realtà della Chiesa Cattolica nel suo paese? È una realtà molto complessa e articolata, la maggioranza è cattolica in Italia, tuttavia sappiamo che il secolarismo e l'individualismo ha portato chiaramente la riduzione dei numeri delle persone che frequentano le parrocchie e chiaramente alcune difficoltà nel nostro paese, però è una realtà quella dei cattolici che è ancora solida e dà un forte contributo sia sociale che dal punto di vista politico al paese intero. Nel vostro paese, qual è la realtà dell'Azione Cattolica? Una realtà importante, 140 anni e oltre di storia, abbiamo celebrato i 140 anni qualche anno fa e l'Azione Cattolica, appunto nata con la Quaderni e Fani, si è sviluppata al punto tale di arrivare ad avere più di 3 milioni di presenze, poi il post-concilio ha portato un ridimensionamento dei numeri e siamo intorno ai 350.000. Aderenti adesso, divisi tra bambini, giovani e adulti, e è una realtà importante che ha dato anche delle persone, ha formato persone che sono state preziose per il paese sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista politico e anche ecclesiale, chiaramente essendoci molte persone, molti sacerdoti che poi hanno avviato il loro percorso nelle parrocchie attraverso l'Azione Cattolica. Qual è l'impegno dei laici e come si riflette la loro responsabilità nella Chiesa locale? È un impegno di corresponsabilità anch'esso molto importante, perché fa sì che i laici e i sacerdoti collaborino assieme all'interno delle parrocchie. In alcuni casi si fa un po' di fatica, in altri casi invece la situazione è decisamente buona ed è sicuramente una testimonianza importante di vedere sia laici che sacerdoti che insieme lavorano per il bene della Chiesa e per la sua missione. Che messaggio vorrebbe trasmettere ai membri dell'Azione Cattolica presenti qui in tutto il mondo? Penso che il Santo Padre ci ha dato tanti spunti con il suo messaggio di oggi, ma se dovessi dire due cose in particolare, io direi che a noi serve un impegno forte sia nella formazione che nella spiritualità. Questo penso che per un aderente dell'Azione Cattolica sia un impegno che deve prenderlo assolutamente in considerazione e far sì che appunto ci sia questo impegno che lo coinvolga pienamente. Grazie.